The Hollywood Librarian di Ann Seidel si propone, come avete letto in questa scritta che posta all'inizio del film, di dare uno sguardo alla figura del bibliotecario attraverso il cinema. E attraverso quale cinema? Naturalmente il cinema d'oro, il cinema dell'epoca migliore di Hollywood, fino ad arrivare ai giorni nostri. Ma questo documentario non si limita semplicemente a questo, è un montaggio di spezzoni tratti da famosi film in cui viene mostrata la figura del bibliotecario. In realtà cerca anche, con una sorta di antitesi, di contrasto, di raccontare la professione del bibliotecario come oggi e come si è evoluta nel corso del tempo. Infatti in questo documentario, accanto alle interviste, alle testimonianze di bibliotecari che in passato si sono formati, che nel passato hanno lavorato, ci sono quelle dei giovani bibliotecari oggi alle prese con i nuovi strumenti offerti dalla rivoluzione informatica. Perché quello che esce fuori da questo documentario è come in buona parte il cinema di Hollywood, il cinema americano, abbia mostrato del bibliotecario un'immagine quantomeno chiaroscurale, se non declinata decisamente in negativo. E pensiamo naturalmente a quelle figure di bibliotecari un po' ottusi, inaciditi, spesso delle vere e proprie zitelle che compaiono in film celebri come per esempio Colazione da Tiffany di Blake Edwards, ma possiamo pensare anche alla biblioteca come luogo un po' sepolcrale, come una sorta di mausoleo inaccessibile. Allora la memoria corre alla biblioteca che si vede all'inizio di un capolavoro della storia del cinema come Citizen Kane, Quarto potere di Orson Welles. Ma il cinema, in questo documentario ce lo ricorda attraverso degli spezzoni, anche se in casi più rari, ha mostrato anche delle figure di bibliotecari e dei luoghi di biblioteche in qualche modo meno negativi. Pensiamo per esempio al personaggio di Katharine Hepburn nel film Desk Set, la segretaria quasi privata di Walter Lang, un film del 1957 in cui Spencer Tracy, nel ruolo di un ingegnere, deve introdurre un pionieristico computer, il laboratorio calcolatore, come veniva all'epoca chiamato, in un ufficio di ricerche dove ci sono queste bibliotecarie che sono abituate a scorrere pagina per pagina degli enormi libri. Ed ecco che l'inserimento della tecnologia non sempre riesce perfettamente, ancora c'è bisogno dell'elemento umano, appunto, che venne esemplificato da Katharine Hepburn, che alla fine del film, lei bibliotecaria, riesce quasi ad avere la meglio su questo calcolatore che forse non è così infallibile come invece si immaginerebbe. Siamo nel 1957, ma la biblioteca, ed è il caso del film L'olio di Lorenzo, un film del 92 con Nick Nolte, può diventare anche un luogo, come dire, di iniziazione, in cui il personaggio, il protagonista, che è padre di un bambino affetto da una rarissima malattia, trova, attraverso la lettura dei libri, trova un po' le ragioni della malattia del figlio, inizia a comprendere quello che è il calvario del figlio. Allora la biblioteca, come luogo, come prima tappa di un percorso di consapevolezza e forse anche di salvezza della famiglia. Quindi questa immagine, ecco, un po' in chiaroscuro, ma prevalentemente negativa, che il cinema hollywoodiano ci ha trasmesso nel corso degli anni, Ann Seidel cerca di bilanciarla con invece degli esempi tratti dall'esperienza di tutti i giorni, di bibliotecari molto spesso di frontiera. Nel documentario vediamo per esempio bibliotecari alle prese con le scuole dell'infanzia elementare, in cui la biblioteca diventa anche un luogo di incontro, di formazione, di didattica, naturalmente esperita attraverso dei modi anche legati all'intrattenimento, alla piacevolezza anche della fruizione del libro. Ma la biblioteca come elemento forte di crescita democratica della popolazione, allora ecco anche l'esperienza che della biblioteca e che dei libri e della loro lettura fanno i detenuti di uno dei carceri più famosi degli Stati Uniti, il carcere di San Quintino. E curiosamente questa esperienza delle biblioteche, per come nella realtà si sviluppa, si lega a quella dell'immagine hollywoodiana attraverso una figura straordinaria, singolare, della sorella di Katharine Hepburn, Peg Hepburn, che in questo documentario viene intervistata. Ovvero Katharine Hepburn, che ha interpretato nel cinema una delle più famose bibliotecarie, come prima dicevo, nella segretaria quasi privata, aveva evidentemente un modello dentro casa, familiare, perché la sorella appunto è stata per tutta la sua vita una bibliotecaria. Allora perché questo documentario alla fine convince, perché questo documentario riesce poi a trasmettere anche l'importanza della biblioteca? Perché effettivamente è un perfetto
equilibrio, una perfetta sintesi tra quello che può essere uno sguardo ironico, quindi più quello del cinema di Hollywood, e quello che è uno sguardo realistico sulla professione bibliotecaria e sull'importanza che la biblioteca assume nel nostro contesto anche odierno. E riesce la regista a ben amalgamare queste immagini che ci riportano appunto a un immaginario hollywoodiano del cinema con la realtà della biblioteca. Il finale, infatti, è affidato proprio alla viva voce di alcuni bibliotecari che sembrano quasi chiosare, quasi farci poi ragionare, riflettere su come forse il cinema sia stato spesso un po' troppo ingiusto rispetto a biblioteca e bibliotecari, come invece la realtà sia molto diversa e come sia una realtà da preservare, forse anche in qualche modo da cambiare anche attraverso l'immagine cinematografica. Il documentario di Anne Seidel è interessante tra le altre cose anche perché contiene una delle ultime testimonianze filmate del grande scrittore Ray Bradbury, che parla naturalmente del libro e del relativo film che poi venne tratto per la regia di François Truffaut, Fahrenheit 451, ecco, dove si immagina un mondo in cui i libri vengono bruciati, dove l'esistenza stessa delle biblioteche viene messa in discussione e non più consentita. In questo tipo di previsione catastrofica, fantascientifica, indubbiamente Ray Bradbury vuole anche farci prendere pienamente coscienza di quanto sia importante invece poter ancora conservare il patrimonio librario nelle loro sedi, nella sua sede appunto designata, che è la biblioteca, perché in questo documentario naturalmente vengono anche inseriti degli elementi tra virgolette politici di riflessione, perché soprattutto è un discorso che viene fatto dalla regista relativamente agli Stati Uniti, ma credo che si possa fare tranquillamente purtroppo anche per il nostro paese. Si parla appunto di come molto spesso le biblioteche non abbiano i mezzi necessari per poter svolgere appieno la propria funzione, quindi è necessario anche un investimento di carattere politico, quantomeno di politica culturale, perché soprattutto la biblioteca sempre più possa essere un servizio accessibile per la cittadinanza, perché come dice poi giustamente anche una delle bibliotecarie intervistate in questo documentario, non è che tutto si può trovare su internet, non basta semplicemente digitare una ricerca su Google, è necessario molto spesso anche l'ausilio di una persona fisica e comunque il contatto con le pagine dei libri, che rendono poi anche l'esperienza della lettura, della conoscenza molto tangibile, molto più profonda.